Dal Piave ai Monti Lessini, da Asola a Marostica, dal Prosecco all'Amarone, tutto il meglio della Pedemontana Veneta si è trovato a Bassano del Grappa per la prima di Pedemontana Expo. Un evento di marketing territoriale per mettere in mostra la ricchezza di un angolo di Veneto affascinante, ultimo solo in ordine di tempo nei 10 sistemi turistici tematici regionali. Si voleva dare al Veneto un'ulteriore opportunità di crescita, consolidando ovviamente i mercati sulle destinazioni classiche, ma andando anche a creare opportunità di crescere in territori poco conosciuti. Uno di questi è appunto la Pedemontana e i Colli Veneti. Tante singole località come Bassano, Asolo e Castelfranco avevano di per sé una loro identità turistica, ma avevano bisogno di creare un marchio, un brand, un'identità più vasta e in grado di farsi conoscere a livello internazionale. Negli spazi fieristici di Bassano Expo, il nuovo prodotto turistico della Regione Veneto si è fatto conoscere agli addetti ai lavori nazionali e internazionali nelle sue moltissime modalità di fruizione. Dal paesaggio alla storia alla cultura fino alla ricca tradizione enogastronomica che in questa zona conta 6 prodotti DOP e IGP e 9 strade del vino. Expo Pedemontana dà la possibilità ai nostri produttori di prodotti tipici, di prodotti artigianali, ma anche che rappresentano iniziative locali. Ci sono anche istituzioni che si sono messe in questa vetrina che dà l'opportunità a questo territorio di avere anche un strumento in più che possa permettere loro di far capire quanto di buono e di bello questo territorio esprime da tutti i punti di vista. Un nuovo gioiello per continuare a far brillare i numeri del turismo in Veneto, rilanciando il valore di un territorio ancora poco toccato dalle presenze internazionali. Anche per questo Pedemontana Expo ha sviluppato un fitto programma di educational tour, seminari e uno speciale workshop B2B rivolto a operatori da tutta Europa. Questo territorio oggi è frequentato ancora da pochi turisti, rappresenta più o meno il 3% del turismo veneto, e questi turisti sono per la maggior parte turisti di prossimità che arrivano dalle regioni limitrofe. A Villa Giusti di Giardino si incontreranno 170 operatori del territorio con 40 tour operator che sono arrivati da tutta Europa, Russia compresa, in maniera tale che la nostra offerta turistica diventi un'offerta all'altezza di un mercato internazionale che ogni giorno sta crescendo, che può portare ricchezza anche a queste terre.